Buongiorno e benvenuti a tutti nella stagione 2023 di Matrix, il nostro format di approfondimento sulle tematiche più importanti per ciò che riguarda la mobilità aziendale e la gestione di flotte. Iniziamo la stagione 2023 con un approfondimento su un tema molto importante, che è quello della sostenibilità ambientale. Il titolo di questa puntata è Dalle trasferte al tragitto caso-lavoro, come la mobilità diventa sostenibile. E sostenibilità è diventata un po' una parola d'ordine nel settore delle flotte aziendali, in cui sempre più spesso ai fleet manager viene chiesto di diminuire l'impatto della flotta sull'ambiente, quindi attraverso diverse iniziative, quali ad esempio l'adozione di veicoli elettrici, di essere sempre più rispettosi dell'ambiente. Ne parliamo, parliamo di questi temi oggi con due relatori molto interessanti che sono spesso con noi nei nostri eventi e che voglio ringraziare per la loro presenza. Sarà anzitutto con noi Michele Amici, che è consigliere AIAGA. Buongiorno Michele, benvenuto a Matrix. Buongiorno Vincenzo. E con noi sarà anche Simone Costantini, che è amministratore delegato di Fleet Support. Buongiorno Simone, benvenuto a Matrix. Buongiorno Vincenzo, ti ringrazio, un buongiorno a tutti quanti. Bene, allora abbiamo detto che oggi parleremo di sostenibilità, ma prima di arrivare a questo tema io volevo fare un approfondimento con Simone Costantini per cercare di capire quali sono i servizi che Fleet Support mette a disposizione dei fleet manager e dei mobility manager e in che maniera si pone nel settore della mobilità aziendale. Simone, a te la parola. Allora, diciamo come in molti sanno, la nostra è un'azienda che si occupa fondamentalmente di supporto alla gestione delle flotte, in senso molto stretto. Quindi, per un lunghissimo periodo di tempo siamo stati fortemente concentrati su quelle che erano proprio le flotte aziendali date dalle aziende ai propri dipendenti per gli usi più disparati, da quelli commerciali a quelli di benefit. Nell'ultimo periodo e soprattutto in un'ottica di una costante, coerente, organizzazione delle attività tese alla riduzione della CO2, ci stiamo muovendo, sull'ultimo miglio, lo definiamolo così. Quindi se il passo sulle flotte aziendali, e poi lo vedremo più avanti, è stato intrapreso già da tempo e ha un suo strumento. Attualmente noi ci stiamo concentrando su quelli che sono tutti gli spostamenti a 360 gradi che vengono effettuati dalle imprese e dai dipendenti nel corso delle loro attività lavorative e giornaliere. Questo che cosa vuol dire? Che a 360 gradi bisogna iniziare a pensare alla mobilità dell'azienda nel suo complesso, che non è fatta soltanto delle auto aziendali, ma è fatta anche delle auto private fatte dai dipendenti che utilizzano il proprio mezzo per raggiungere la sede di lavoro. La slide che abbiamo visto tendenzialmente raccoglie e fa vedere tutto quello che è il panorama su cui bisogna andare ad operare. Il primo e più importante è quelli che sono gli spostamenti casa-lavoro, cioè se io ho un'azienda che ha 3.000 dipendenti e ho 1.000 auto aziendali, tendenzialmente avrò però 3.000 dipendenti che si spostano sul territorio. Avere queste persone vuol dire che ognuno nel suo piccolo sta emettendo CO2 nell'atmosfera. Come faccio a monitorare e a far sì che in qualche modo riesca a controllare questo singolo avvenimento? Abbiamo immaginato e stiamo portando a termine lo sviluppo di un'applicazione che trasforma tendenzialmente quelle che sono 5 o 6 piattaforme attualmente esistenti in un'unica con l'ottica che noi vogliamo raggiungere. Cosa vuol dire questo? All'interno ci sarà una chat che permetterà alle persone di scambiarsi informazioni e di tendenzialmente organizzare quelli che sono gli spostamenti che devono fare durante il corso delle loro attività per raggiungere il lavoro e per ritornare a casa.
Ovviamente quest'app deve essere interconnessa tra tutte le aziende che tra di loro sono attive, perché non bisogna pensare a una singola azienda, ma bisogna pensare a tutte le aziende messe vicine tra di loro, quindi interconnettere il più possibile tutto il pubblico. Se io sono la FrizzApport, ho la sede a Roma e di fronte a me c'è un'altra azienda, io ho 140 dipendenti e l'azienda di fronte ne ha 140, vuol dire che sto spostando 280 persone, ma probabilmente un mio dipendente abita vicino a un dipendente dell'azienda di fronte. Se io penso soltanto a me, posso ottimizzare gli spostamenti casa lavoro, ma nel complesso non posso ottenere un risultato efficace. Ovviamente questo andrà fatto attraverso un processo di gratificazione delle persone che si mettono a disposizione e dall'altra parte la contribuzione delle persone che vengono trasportate. Perché? Perché comunque io quando metto la mia auto a disposizione ho dei costi, ho l'assicurazione, ho le pneumatici, ho tutto il resto. Quindi l'applicazione che noi stiamo sviluppando prenderà in considerazione tutti questi aspetti e quindi farà sì che si creeranno dei borsellini virtuali che permetteranno a chi trasporta di guadagnare crediti che poi potrà spendere in dei piani di incentivi di benefit e dall'altra parte chi viene trasportato dovrà pagare. Se non ha mai portato nessuno e quindi non ha crediti, potrà comprare dei crediti che però saranno fondamentalmente delle incentivazioni a delle aziende che fanno dei piani di carbon compensation. Questo è lo spostamento a casa lavoro come lo vediamo noi. Insieme a questo ci sono le trasferte lavorative. Cioè va mappato tutto quello che è lo spostamento dei dipendenti sul territorio durante le loro attività lavorative quando vengono portate all'esterno, quindi devo trovare il modo di ricevere informazioni dalla micromobilità che possono utilizzare, dai taxi che utilizzano, dai mezzi di trasporto che utilizzano quando arrivano a destinazione a 360 gradi fondamentalmente. Bene, grazie Simone per il tuo intervento. Tu hai introdotto un tema molto importante che volevo adesso sviluppare con Michele, e cioè il tema del monitoraggio, e proprio su questo tema si va a inserire un progetto che è quella della Green Mobility Platform, che è un progetto firmato da Ayaga, di cui in particolare si è occupato Michele. Ci puoi illustrare di cosa si tratta, quali sono gli obiettivi, a chi si rivolge? A te la parola, Michele. Sì, Vincenzo, volevo fare un po' la genesi di questo progetto. La genesi parte da circa 3 anni fa, da una prima collaborazione con Airday Italia, che è il network delle Nazioni Unite che gestisce le celebrazioni per la Giornata Mondiale della Terra. Abbiamo iniziato una collaborazione parlando di sostenibilità ambientale e poi ci siamo ritrovati a parlare insieme per capire cosa potevamo fare insieme, tenuto conto del fatto che Ayaga ha annovera al suo interno tutta una serie di operatori del settore che governano e che gestiscono flotte aziendali, per cui sono dei produttori di CO2 e governano ovviamente tutto quello che è il fenomeno di produzione di CO2. Anche ci siamo detti di come poteva essere da parte nostra attivato un contributo per poter in ogni caso soddisfare quelli che erano gli obiettivi del Green Deal europeo, e volevamo fare la nostra parte rispetto a quegli obiettivi. Per cui abbiamo cominciato a ragionare insieme a Airday, tenete conto che parliamo di due soggetti no profit come Ayaga e come Airday Italia, e a quel punto abbiamo iniziato a capire che poteva essere utile andare a trovare una possibilità di individuare una certificazione europea delle flotte di tutta la mobilità, ovviamente di chi gestisce e governa mezzi aziendali in primis, e per questo ovviamente ci siamo mossi anche come FMFE, che è la federazione che annovera a sé tutte le associazioni europee di fleet manager, di cui Ayaga è socio fondatore oltretutto, e abbiamo iniziato a parlare, abbiamo fatto già degli incontri con i colleghi francesi, tedeschi, austriaci, inglesi, e su quello abbiamo incominciato a ragionare quello che poteva essere un contesto da mettere insieme. Per cui da questo progetto è nato poi l'esigenza di trovare ovviamente il modo di monitorare ovviamente il risultato di questa riduzione di CO2 e di tutto quello che può essere un discorso di gestione della mobilità, e abbiamo bussato alla porta di FrizzApport, che ovviamente conoscevamo già da tempo,
E devo dire che Free Support ha sposato appieno con entusiasmo la nostra iniziativa, e Free Support ovviamente è il nostro partner che in chiave tecnica mette in campo tutte le esperienze, tutto il know-how che questa azienda può portare nel contesto di questa iniziativa. Per cui abbiamo messo in piedi questo GMP, che è questa piattaforma che è stata oltretutto costituita, una startup a dicembre scorso, che in ogni caso dovrà servire per poter gestire tutto questo processo e questo progetto. E da questo abbiamo cominciato a ragionare anche con tutti i nostri, tutto il nostro contesto dei fleet manager. Quest'anno, anche nell'ultimo Air Day, che c'è stato il 22 aprile scorso, abbiamo avuto spazio all'interno della Giornata Mondiale della Terra, in occasione della serata anche del tool che ha seguito Rai Play nel palinsesto giornaliero della Giornata Mondiale della Terra, e abbiamo continuato a presentare ovviamente questa iniziativa. I soggetti che fanno parte di questa iniziativa oggi, oltre a Free Support, c'è Impatta for Equity, che è un incubatore di imprese che ha sposato questa iniziativa e ci sostiene ovviamente per quanto riguarda tutte le attività che devono essere annesse nel circuito ovviamente delle imprese. Abbiamo Air Day 22, che praticamente è la startup che abbiamo costituito. Poi c'è, se giriamo ancora slide, ci sono io. C'è Pierluigi Sassi, che è presidente di Air Day Italia. Nella slide successiva ci sono gli altri partner che fanno parte di questa iniziativa. C'è OpenGate, attraverso Andrea Morbelli, che è un esperto di comunicazione e relazioni istituzionali, che fa tutta la parte ovviamente di collegamento con le istituzioni, perché uno degli obiettivi di questa startup è trovare ovviamente tutti quei meccanismi che diventano poi fattori premianti per chi in ogni caso ha una certificazione di riduzione CO2. Abbiamo avuto ovviamente in questo momento anche tavoli di lavoro con ACI e con tutti quelli che possono in ogni caso dare un contributo anche per attivare ovviamente gli obiettivi che ci siamo posti. Il nostro ente certificatore con cui dialoghiamo è TÜV. E oltretutto abbiamo messo in piedi anche un'altra partnership con Raul Bova, in quanto è diventato testimonial di questa iniziativa, e nello stesso momento in cui è diventato testimonial dell'iniziativa, partecipa anche attivamente pure nel contesto della startup. Su questa iniziativa ovviamente gli obiettivi sono molteplici. Noi vogliamo ovviamente accompagnare, perché parliamo sempre di obiettivi iniziali, cioè tutto quanto nasce da un obiettivo aziendale di riduzione di CO2, che viene ovviamente aiutato dalla startup sia nella fase ovviamente di concepimento della car policy, della car list, della scelta di tutte le vetture, perché in pancia alla startup poi Simone sicuramente potrà presentare meglio di me tutti gli aspetti tecnici. C'è proprio un supporto che accompagna tutte le scelte, fino ad arrivare a monitorare, ovviamente a certificare la riduzione di CO2, che per noi diventa un elemento fondamentale per poter in ogni caso poi attivare dei benefici che in questo momento sul tavolo stiamo definendo, per esempio col GSE, il riconoscimento dei certificati bianchi per la riduzione di CO2 in ambito di gestione flotta, ma stiamo anche attivando altri canali per quanto riguarda ovviamente quelle incentivazioni anche di natura fiscale, che come sapete ahimè è uno dei grossi nei della nostra del nostro gestione parco auto. Tenete soltanto conto che per esempio la fiscalità in Italia è pari al 41%, mentre in Germania è pari quasi al 65%. Tanto per farvi capire, Vincenzo sa benissimo di cosa parliamo quando diciamo questi numeri. Da tener conto che ovviamente riguardante l'aspetto parco auto, oppure parco circolante, c'è tanto lavoro da fare.
Teniamo conto che il 50% in questo momento delle vetture circolanti in Italia, che sono circa 50 milioni, il 50% di questo 50 milioni è tra Euro 0 ed Euro 4, per cui abbiamo sicuramente dei grossi interventi di riduzione di CO2. Tenete conto che in questo momento, nel 2022, soltanto il 9% sono state le auto immatricolate tra elettrico e plug-in, le ibride sono circa il 34%, tutto il restante ovviamente sono tutte le altre, gli altri combustibili di natura ovviamente fossile. Uno dei nodi più grossi sarà sempre ovviamente quello di mettere sull'infrastruttura per poter soddisfare ovviamente l'elettrico. Noi siamo al 15° posto in Europa per quanto riguarda la presenza di colonnine di ricarica sul territorio, e su questo credo che c'è ancora molto da lavorare. Ma un dato molto significativo, ritornando alla gestione delle flotte, è il fatto che i noleggi a lungo termine rispetto al 2021 sono aumentati del 4%, cioè oggi abbiamo un 23% di vetture circolanti che interessano ovviamente il noleggio a lungo termine. Questo vuol dire che serve ancora di più strumenti nel settore ovviamente dell'automotive, che permettano ovviamente di governare quanto più possibile il miglior utilizzo e le migliori scelte di gestione flotta e di gestione mobilità. Questo è un po' il quadro su cui ci stiamo lavorando. Bene, bene, grazie Michele, è stato un quadro molto interessante. Naturalmente torneremo dopo da te per capire quali sono gli obiettivi e i prossimi passi del progetto. Però a questo punto volevo tornare da Simone Costantini per chiedergli, all'interno di questo progetto, qual è stato il contributo di Fleet Support. E a questo proposito credo che abbiamo anche delle ispezioni di un video da mostrare. A te la parola. Sì, assolutamente sì. Allora, come detto anche da Michele, noi ci siamo incontrati quando avevamo già maturato il pensiero. Se mandiamo intanto il video, così ci parliamo sopra e cerchiamo, diciamo, di recuperare un pochino di tempi, che sennò i nostri spettatori potrebbero un pochino perdersi. E tendenzialmente ci siamo trovati come partner tecnologici, nel senso che noi questo era un progetto che avevamo già immaginato e portato avanti, perché, come ti dicevo in apertura, il parco auto detenuto dalle imprese che sono i nostri clienti e che è il nostro core business principale, ovviamente è stato il primo che abbiamo aggredito in termini logici. Questa piattaforma quindi è nata con l'idea e la volontà di essere uno strumento che permettesse in maniera semplice alle imprese di trovare un modo efficace per ridurre le emissioni del proprio parco. Quindi è stato pensato come una piattaforma che si autoconfigura in maniera semplice, direttamente in fase iniziale, con le informazioni necessarie a tutte quelle che sono le attività di monitoraggio. Quindi carico il parco, carico i rifornimenti che ho fatto negli ultimi 12 mesi, carico le persone che stanno guidando le auto. Diciamo che dal punto di vista gestionale a me interessa soltanto avere delle targhe e sapere come queste vengono utilizzate. L'utilizzo delle targhe lo facciamo attraverso i rifornimenti, questo perché vogliamo verificare effettivamente le emissioni di CO2 che sono state fatte, convertendo in maniera, diciamo, ingegneristica, quelle che sono i litri di carburante consumati in CO2 emessi. Lo strumento quindi, una volta che si è configurato, permette di lanciare e configurare una car list di sostituzione, definiamola come tale. Questa car list di sostituzione viene messa all'interno del tool e ogni driver viene invitato a fare una survey che, grazie alle risposte che dà un punteggio a seconda dell'alimentazione per cui lui è più confacente, perché fondamentalmente, al di là di monitorare quelle che sono le emissioni correnti del mio parco, io devo fare un today to do will be, cioè today quello che oggi sto consumando e quindi è rappresentato dagli ultimi 12 mesi, un to do
se io prendo i dati della casa produttrice e li confronto con i dati dei veicoli che attualmente stanno nel mio parco e vedo che c'è uno scostamento, devo dare le istruzioni all'azienda per migliorare l'utilizzo e il consumo dei veicoli che attualmente lei già ha. Perché se vogliamo fare bene al nostro paese dobbiamo ridurre le emissioni, ma magari ci possiamo anche riuscire senza sostituire le auto, ma utilizzandole meglio. Il configuratore e la parte invece relativa alla SAR mi serve per crearmi un will be, cioè sapere quello che i miei driver preferirebbero in sostituzione delle auto, perché ovviamente all'interno del tool c'è la possibilità di settare tutte quelle che sono le i calcoli relativi alle penali di rescissione dei contratti che loro attualmente hanno, perché io potrei dare un valore a quelle che sono le penali di rescissione. Io dico, per ridurre le CO2 del 10% che mi do come obiettivo, tendenzialmente posso anche decidere di spendere 1000 euro di penali. Ovviamente tutto questo finisce all'interno del tool che monitora in maniera costante quello che è l'andamento, e poi magari se rimandiamo il video da un momento successivo, quello 5.55 in termini tecnici, esatto. Questo è monitorare l'andamento in maniera quotidiana su come il mio parco si sta muovendo. Quindi io vado a vedere effettivamente se sto ottenendo dei risultati, se mi sto scostando o meno dall'obiettivo che mi ero dato. Quindi ho una misurazione di CO2 che è di scostamento rispetto all'anno precedente e l'obiettivo che mi sono dato. Più sono vicino all'obiettivo, più sono nel verde. Più mi allontano dall'obiettivo, più sono nel rosso. Ovviamente tutto questo, come vediamo anche sotto con quei tre grafici, sono le tre barrine che sono sotto, sono il today, to do e will be. Cioè quello che ci siamo detti prima. Today sono nel verde chiaro. Se io passo ovviamente tutti in elettrico, vado nel verde scurissimo, ma posso migliorare anche soltanto facendo guidare meglio le auto dai miei driver. Tutto questo monitoraggio viene certificato da un ente certificatore, perché tutti i processi, i procedimenti di inserimento e validazione dei dati sono ben incapsulati all'interno di quello che è un procedimento standard. In questo modo posso certificare la riduzione della CO2 e, come ha detto Michele, questo deve e vogliamo che diventi uno standard per ottenere dei benefici anche a punto di vista economico per l'impresa. Grazie Simone. Michele, un progetto interessantissimo. Quali sono i prossimi passi? Cosa ci aspetta nel prossimo futuro? Il prossimo futuro è subito domani, cioè nel senso che Simone e tutto lo staff di Fleet Support sta già caricando 8 aziende leader in Italia per far partire subito tutta l'iniziativa, per cui noi avremo nei prossimi giorni già il caricamento di 8 aziende leader in Italia con vari profili ovviamente di tipologia di flotta, e per cui siamo già in una fase di partenza. Vorremmo che in questi prossimi 6 mesi incominciare ad analizzare subito i risultati, e nel frattempo ovviamente il nostro tavolo per quanto riguarda le relazioni istituzionali è attivo ed è in maniera molto viva nei confronti di tutti i nostri interlocutori, che devono in ogni caso trovare tutti quei meccanismi e quei fenomeni per poter in ogni caso individuare fattori premianti per le aziende più virtuose, perché dobbiamo ricordarci che la nostra missione è quella di contribuire al Green Deal europeo, per cui attraverso la riduzione dei CO2. Questo nel nostro ruolo ovviamente di gestori di mobilità deve in ogni caso portarci a dare un contributo, e per fare questo abbiamo bisogno ovviamente vicino a noi di tutti quelli che in ogni caso possono aiutare questo processo con l'azienda. Noi abbiamo cercato di mettere in piedi quanto più possibile con la nostra esperienza, la nostra di fleet manager e quella di tecnici come quelli di Fleet Support, di poter mettere nelle condizioni i fleet manager di avere chiaro l'obiettivo da individuare ed avere chiaro anche tutto il monitoraggio nella conduzione ovviamente dell'obiettivo. Sono 3 aspetti che per chi in ogni caso fa questo mestiere diventano fondamentali per poter anche convincere l'azienda a cui dover portare poi
delle richieste, che è un progetto che può veramente dare dei risultati aziendali molto molto interessanti. Bene, grazie Michele. Adesso abbiamo parlato di un tema molto interessante. Volevo lasciare i nostri ascoltatori con un ultimissimo, brevissimo intervento da 30 secondi di ognuno di voi, proprio dal punto di vista motivazionale. Si può fare sostenibilità? Ci sono gli strumenti già oggi per rendere le flotte più sostenibili? Quindi i fleet manager sono assolutamente titolati ad andare avanti su questa strada. Simone. Allora, guarda, sarò rapidissimo. C'è qualcuno molto famoso che dice che uno dei modi per sopravvivere come specie umana è quello di diventare interplanetari. Questo perché fondamentalmente è ovvio che se io mi sparpaglio per il sistema solare è più probabile che sopravviviamo come razza. Io dico, abbiamo un pianeta, è bello, ce lo dobbiamo tenere. Motivazionalmente io direi, se vogliamo consegnare alle generazioni future un qualcosa che non sia stato deturpato e che sia bello ed abitabile così come oggi, tutti dobbiamo fare la nostra parte, dal piccolo al grande, dobbiamo ragionare come un'unica entità. Perché il pianeta è uno e ce lo dobbiamo tenere nel migliore dei modi. Bene, grazie Simone. Michele. Ma guarda, io ritorno un po' all'esperienza dell'Air Day, Vincenzo. E uno degli obiettivi che per esempio abbiamo con tutto il gruppo di lavoro è quello di ovviamente orientare tutta la nostra azione non soltanto sulla gestione flotte, ma anche sull'individuale, perché noi vorremmo poi calare anche tutta questa iniziativa sul chi gestisce piccole flotte e anche flotte singole, tanto per essere chiari. Questo perché? Perché teniamo conto che con 50 milioni di veicoli, se ogni veicolo risparmiasse un chilo di CO2 all'anno, sarebbero 50 milioni di chili di CO2, e non è poca cosa. Per cui la goccia che poi fa diventare il mare, questa è una regola che secondo me non deve mai venire meno. L'obiettivo nostro è proprio quello, cercare di individuare sempre di più tutto quello, tutti i fenomeni di mobilità che possono essere supportati da questa iniziativa affinché la riduzione di CO2 sia veramente un fattore reale, un risultato reale da perseguire e da riuscire ad ottenere. E da raggiungere, se mi permettete, anche in tempi piuttosto brevi. Per cui gli strumenti ci sono, ne abbiamo parlato oggi, continueremo a parlarne. Ringrazio i relatori che sono stati con noi, Simone Costantini, Aditi Flitzappert e Michele Amici, consigliere di Aiaga. Continueremo naturalmente a occuparci di questo, ma anche di altri temi molto interessanti per i fleet manager. Vi invito a seguire le nostre prossime occasioni di incontro con Matrix e tutte le altre iniziative di Auto Aziendali Magazine. Grazie ancora e a presto.